Nuova puntata Festival Voci d'Oro 50 anni e dintorni, stessa location di tutti gli anni, il meraviglioso tettuccio di Montecatini Terme, fiore all'occhiello della cittadina termale. Questa puntata è dedicata ai giovani perché lo sapete, in questo festival ci sono tre categorie: i junior, i giovani e i senior, naturalmente ancora suddivisi in due sezioni, i cantautori e gli interpreti, che se la sono vista con molte difficoltà perché durante l'inverno l'agenzia Maristar, organizzatrice del festival di Pistoia, ha fatto dure e lunghe selezioni e con grandi scremature, però i più bravi sono arrivati qua al tettuccio e adesso io li vado ad ascoltare insieme a voi, dando la linea al mio prestigioso ed altissimo collega Masti. Linea al palco! Qui con noi passo a cantare 50 anni e dintorni, puoi gridarlo a piena voce. Finalisti, buonasera, buonasera a tutti voi che siete qui a vivere questa finale insieme a noi, amici, questi sono i nostri protagonisti, una selezione durata addirittura un anno per arrivare a questi 41 fantastici cantanti. Sentirete cose strepitose in questa finale, nella quale naturalmente ci saranno due sezioni, perché ci sarà una sezione che riguarda i cantautori o autori di canzoni inedite e la sezione interpreti, quelli che interpretano canzoni famose, vero Figlioli, italiane e straniere. Buonasera anche da Alessandro Masti, o quel che ne rimane, presentatore onoratissimo di fare da cerimoniere a questa straordinaria, bellissima serata, ma direi lo spazio a questo punto va lasciato tutto a lei. A lei che 21 anni fa ha avuto la folgorazione, l'idea che ha dato vita a questo splendido concorso, sempre più forte, sempre più grande, sempre più importante a livello internazionale, grazie all'attenzione di Rai, Mediaset, di Talent Show, dei Talent Scout, appunto, vero, italiani, stranieri, insomma, lei che da 21 anni porta avanti in maniera sempre crescente questo appuntamento per l'agenzia Maristar. Eccola laggiù, Mariangela Arcangeli, applauso, vieni, vieni, vieni. Mariangela, che non è sola, perché con lei c'è la trionfatrice della competizione junior, con lei che ieri ha vinto la competizione, Sofia Zaros, eccola lì, da Singapore, da Singapore, questo per farvi capire il valore di concorso. Mari, il saluto. Buonasera, buonasera a tutti, siete molto numerosi, sono contenta, questa sarà una serata all'insegna della musica e del canto, tutte bellissime voci, la categoria giovani, la categoria che più che ci impegna perché sei più responsabile, perché credano a trovare il mestiere nella musica, quindi dobbiamo dedicargli del tempo e stargli vicino. Quindi buon divertimento e buona serata a tutti.
giorni a Singapore con Kippopò di Hoppa, ecco, voglio, torni più contenta, almeno soldi di viaggio, sì, tu sì, l'hai un po' ammortizzati, giustamente, da questa vittoria, questo trionfo, salutaci Singapore e digli anche a quella gente che qua a Monte Latini c'è un festival favoloso, mi raccomando. Sì, sì, certo. Allora, accanto a me questa volta c'è una fanciulla, ottima presentatrice, non solo, grande professionista nel mondo dell'alimentazione, nel settore dell'alimentazione, ecco, tant'è vero che l'abbiamo vista a più riprese in trasmissione Il Cotto e Mangiato su Italia 1, trasmissione Riguardo il Benessere su Rete 4, ecco, e non vi dico altro, ve la chiamo, ve la presento, no, belle ragazzi. Monica Artoni, eccola, applausone. Buonasera, buonasera a tutti, ciao Alessandro. Buonasera. Buonasera. La mia salivazione zero io. Monica Artoni, sì, carina, lo vedete, brava, lo scoprirete, è il nuovo acquisto di Maristar. Sì. Com'è che hai accettato di partecipare a questo progetto, a fare la presentatrice al Festival Voci d'Oro? Sì, ho accettato perché Mariangela è una carissima amica di famiglia, mi ha proposto questa cosa, a me comunque piace molto la musica, la conduzione, oltre al mio lavoro da dietista, e quindi ho accettato. Io amo queste cose e poi insomma in una location meravigliosa, quindi non potevo dire di no. Ma Monica, che sa partire? Partiamo subito. Dai, ecco, dai, chiamiamo dicevo, loro. Prima parte dedicata agli autori, a coloro che questa sera sono qua in gara per presentare le loro canzoni. O comunque sono in gara per presentare canzoni inedite, inedite di altri autori. Questa è la prima categoria e si parte da chi, tesoro? Sì, allora, lui viene dalla Svizzera addirittura, ha 19 anni e chiamiamo Anthony. Scappo via da te, non puoi più farmi male, non rincorrermi, sono stufo di cadere. Scappo via da te, non puoi più farmi male, non sei più tu, l'altra parte di me, l'altra parte di me. È finito l'inferno. Sono Anthony, vengo dalla Svizzera, ho 19 anni e sono un cantautore. Da questo festival mi aspetto sicuramente, come in ogni cosa, la vittoria, però ci accontentiamo di arrivare alla giuria e al pubblico con il mio pezzo e sogno di diventare un gran cantante di successo e valcare tutti i palchi d'Italia. Chiara, ho 21 anni e vengo da Chieti. Da questo concorso mi aspetto semplicemente di esprimere me stessa e il mio obiettivo è quello di arrivare a più persone possibili. E infatti per me la musica è come abbattere tutte le barriere e ho scelto appunto di portare un brano in inglese per rappresentare questa università, universalità che ha la musica. Ti ricordi dove hai messo i tuoi soldati verdi? Tutto quello che hai vissuto e che alla fine dopo perdi. Ti ricordi dove hai messo i tuoi soldati verdi? In una scatola in soffitta che alla fine, fine, scorri. We'll
questa musica mi piace, anche se ho perso tempo a ricorrerti, ora che non ci sei più. Questa musica mi piace, non più di me, ho perso tempo, perdo tempo a rincorrerti. Ciao, sono Davide, 25 anni, vengo da Milano. Il mio obiettivo per questa sera è quello semplicemente di riuscire a trasmettere qualcosa a chi mi ascolterà e per il futuro spero di riuscire a fare di un lavoro questo bellissimo sogno che è la musica. Non bruciano le foto dove sorridevi e dove poi piangevi. Questa musica mi piace, anche se ho perso tempo a rincorrerti, ora che non ci sei più. Questa musica mi piace, non più di me, ho perso tempo, perdo tempo a rincorrerti. Questa vita ti osserva con occhi da bambino, mentre tu la guardi ancora con viso di un bambino. Da un'occhiata nel tuo cassetto e ci sono sogni più grandi di questo orizzonte. Tutto si è cambiato e non migliorato. In fondo penso che questo mondo deve amare. Ciao, mi chiamo Domenico Rinaldi, sono di Napoli, ho 24 anni e da questo concorso mi aspetto comunque che possa essere quantomeno il mio trampolino di lancio. Ci proviamo. E il mio obiettivo, il mio sogno più grande con la musica è quello di poter diventare uno dei più grandi cantautori della musica italiana. Ci provo. Malati di questo vivere, solo sesso in queste strade dove nessun uomo più ama. Vieni via con me, vero, perché mentire non so, in questo fiume di parole sento che ti Ciao a tutti, mi chiamo Mark Cucchelli, ho 22 anni, vengo da Padova. Per questo evento mi aspetto grande divertimento sia da parte mia che da tutti gli altri, una bellissima serata e il mio obiettivo nella vita è di poter far raggiungere le mie emozioni a tutti quanti. Il vento caldo su di noi, le mani tra i capelli tuoi, ma sono qui, un uomo solo, tu che non hai pietà, tu nell'immensità, ti dirò che questo amore mio è una mano a Dio. Dolce il tuo sussurro nella mia mente, dolce guardo che posi la tua fantasia. Se mi cerchi nei sogni puoi trovare. Mi chiamo Sergio Raso, vengo dalla Calabria, Cinque Fronti, un paesino. Da questo festival mi aspetto di trasmettere quello che scrivo, le emozioni che io scrivo. E l'ambizione mia più grande è quella di riuscire a portare queste emozioni un po' in giro per tutto il mondo. È assurdo il pensiero di perderti, non averti più accanto, strano. Non pensavo di farcela ad amare, ma intanto ti volti d'incanto, sottovoce mi dici mai baby, mai baby, mai. Ed è bello scoprirsi finalmente, ma è del tutto ma con la curiosità di andare avanti, continuare a vedere. E vedo te, la mia speranza, il mio porto sicuro.
ciao, sono Simone Masi, ho 23 anni. Sono contentissimo di essere qui, per me è già una grande soddisfazione portare questa sera un brano di cui sono autore e mi piacerebbe riuscire a trasmettere quella che è la mia emozione. E mi aspetto che un giorno questa grande passione possa diventare una professione e spero di crescere e di riuscire a trovare la mia strada. Grazie. Ma crescerò nella certezza della tua ed è bello scoprirsi finalmente, mai del tutto, ma con la bellezza negli occhi e nella mente. Lui è Anthony, viene dalla Svizzera, un viaggio piuttosto lungo, e ci racconta come ha fatto a sapere di questo festival. Questo festival l'ho scoperto in internet, ho cercato un po' i casting, diciamo, in tutta Italia, e da come ho visto e da come mi hanno detto sono stato il primo ad iscrivermi. Allora, io ho partecipato anche l'anno scorso vincendo nella categoria cantautori e quest'anno ho deciso di ripartecipare gareggiando come interprete. Io ho visto un'inserzione su Facebook e mi incuriosiva e quindi ho deciso di iscrivermi. Ho saputo di questo concorso tramite Facebook e tramite anche la mia insegnante di canto, che contatto con l'organizzatrice di questo evento. Dalla mia insegnante di canto. Ho scoperto di questo concorso grazie a mio padre, che l'ha scoperto per caso su internet, e ho deciso di partecipare perché comunque mi è sembrato molto serio e comunque voglio anche divertirmi. L'ho trovato su Facebook e quindi mi sono iscritta. In realtà l'ho trovato casualmente, ero a caccia appunto di vari concorsi da fare e ho trovato questo e ho deciso devo andare per forza là, perché non capita tutti i giorni di cantare dentro delle terme bellissime come quindi queste. Mi sono imbattuta in questo concorso prima su Facebook, poi anche su YouTube vedendo vari video, poiché cerco sempre musica nuova, c'è varie cose, e ho visto questi video, mi sono appassionata e ho detto voglio provarci anche io. Ho saputo tramite il web, è un mio carissimo amico musicista che mi ha detto perché non proviamo questo concorso, ho dato il link e sono andata in internet e mi sono iscritta. Ho saputo tramite web e poi sono andata un po' a vedere come si svolgeva il concorso e mi sono interessata perché c'è una bella giuria. Allora ho detto ma sì, dai, proviamo. Allora, ho saputo tramite un'altra collega che aveva già partecipato, un'amica che ha partecipato qualche anno fa al festival e mi ha entusiasmato la sua esperienza raccontata e quindi ho deciso di... L'ho saputo tramite la mia insegnante di canto che appunto ha proposto questo concorso, mi sembrava veramente molto bello e quindi ho dato l'ok e sono venuta. È tramite un'amica che ha spulciato su internet dei concorsi, sapendo della mia passione per il canto e per la scrittura, mi ha informato di questo concorso. Anch'io tramite internet. Attraverso un festival che ho fatto in Sicilia e anche attraverso internet conoscevo questo festival. Tramite l'Accademia Sensei Todaro e Gaio Neugeri. E su internet ho trovato informazioni, in realtà conoscevo una persona che ha partecipato, ho visto che era nel CD delle Voci d'Oro e quindi poi ricercando un po' su internet ho trovato informazioni sul concorso e mi sono iscritta. Facendo una piccola ricerca su internet. Allora, cercando un pochino, però soprattutto dall'insegnante di canto. E ho partecipato a un concorso giù in Sicilia e tramite il maestro Gaeno Augeri sono stata portata qui a Montecatini. Tramite il mio insegnante di canto, Filippo. In realtà è il terzo anno che partecipo, è il primo anno da giovane. È il terzo anno che partecipo questo. Cos'è? L'ho saputo tramite il mio insegnante di canto. Tramite internet. Grazie al mio insegnante di canto che mi ha spinto a partecipare. Ho scelto questo concorso perché è un concorso che secondo me è valido e poi cioè, rispecchia le regole del regime del canto e della musica e niente, anche per la bellissima location. Thank you.
salve a tutti, sono Veronica Polizzi, ho 29 anni, sono qui con grande emozione, non cantavo da qualche annetto, quindi il mio unico obiettivo è quello di emozionare, di emozionarmi, di trasmettere qualcosa, e quindi già per me questa è una vincita perché è un ricominciare. Salve a tutti, sono Alessandra e ho 30 anni. Cosa mi aspetto da questo festival? Di emozionarmi, ma anche di emozionare gli altri. E poi mi piacerebbe fare questo di professione, la cantante. Ciao a tutti, sono Alice, ho 24 anni, stasera porto un pezzo veramente importante per me, quindi l'obiettivo è proprio quello di trasmettere il più possibile, di emozionare, ed è poi anche quello che vorrei fosse l'obiettivo della mia vita, di andare sempre a creare valore nelle persone con cui vengo a contatto. Io sono Chiara, vengo dal Friuli ma sono siciliana doc e da questa serata spero di divertirmi moltissimo, di conoscere ragazzi interessanti che condividono con me la mia stessa passione, di emozionarmi e di emozionare. Dalla musica mi aspetto di poterla fare fino all'ultimo giorno della mia vita, quindi mi faccio in bocca al lupo da soli. Grazie. Salve, sono Clarissa Santoro, vengo da Catania e sono entusiasta di far questo festival, è uno di quei festival nazionali che ancora ad oggi mi mancava. E cosa mi aspetto? Beh, forse farmi conoscere un po' a livello nazionale piuttosto che solo regionale, visto che vengo appunto dalla Sicilia. E che dire, spero di passare una fantastica serata, la location merita tanto e spero di divertirmi e divertire. Grazie. Girl, they keep you on my love, and I'm in the mouth.
Mi chiamo Desiree, ho 23 anni e ciò che mi aspetto da questa serata è sicuramente tanta tanta emozione da parte di ogni interprete, con questa grande passione che ci accomuna tutti. E ciò che mi aspetto dalla musica nella vita sicuramente è di non abbandonarla mai e di proseguire con i miei studi sperando di poter vivere di essa. Ci vuole della ricchezza, rinchiude in un minuto 20 anni di cose, ma il tempo in fondo è quello che noi affidiamo, di quelle ali fra 100 anni chissà che rimane. Mi dice lascio ai bimbi il sogno di volare, ma ora ti prego mi porti al mare. Posto purché sia altrove, dove non servono più le parole che non mi fanno decidere. Delle notti romantiche e ricordo. Ciao a tutti, sono Elena Bigazzi, ho 24 anni e vengo dal Valdarno. E attualmente lavoro in cucina e la mia più grande passione è cantare e mi aspetto da questo concorso di passare innanzitutto una bella serata e perché no, magari che si possano aprire le porte a qualcosa di più grande. Non c'è più niente, niente, niente che mi leghi a te. Mi sento un vuoto in fondo all'anima. Tu dimmi un po' di che colore è. Mariangela Arcangeli, ormai tutti voi la conoscete, siamo nella puntata dei giovani e mi viene da pensare, ok, qui durante questa puntata ne vediamo tanti bravi, ma chissà quanta scrematura in agenzia quest'inverno avete fatto. Sì, tanti bravi, i giovani sono veramente bravi, sono anche preparati perché studiano, cioè fanno lezioni di canto, si preparano. E devo dire che i giovani sono davvero quella vera responsabilità, perché loro credono, cioè, in questo mestiere, perché è un mestiere anche la musica, anche se è un hobby, una passione, però può diventare un mestiere. E noi da addetti ai lavori dobbiamo pensare anche a questo, di creargli un po' un mestiere e tu ti senti responsabile di questo. Durante l'inverno, Mariangela, tu insieme al tuo gruppo di lavoro, di ascolto delle canzoni... Sì, vengono selezionati, un bel lavoro devo dire, perché ci facciamo inviare video, cioè demo da poterli vedere, di poterli conoscere e potergli dare queste possibilità, queste opportunità, solo se meritano, perché se possiamo prendere proprio tutti. Questa è una finale, abbiamo preso secondo noi i più bravi. Voi insistete e continuate a mandare, chissà magari l'anno nuovo ci sia la possibilità per altri. Vabbè. Certo, sempre, è uno scambio continuo, è un modo di vedere i nuovi talenti. Buon lavoro, Mariana. Grazie, Alessandra. Giorgio Alessi, vengo dal Benga, provincia di Savona, ho 16 anni e mi aspetto da questo concorso conoscere gente nuova, simpatica e magari anche di vincere, incrociamo le dita. E da grande, non so, continuare a studiare canto e magari diventare anche qualcuno e continuare sul percorso della musica. Sono Francesca Bonifacio, ho 18 anni e vengo da Castellammare di Stabia in provincia di Napoli. Ho conosciuto questo concorso tramite social e da questo concorso mi aspetto, ho grandi aspettative, poiché so che è un concorso molto serio e diciamo mi interessa molto, quindi aspiro a diventare tra virgolette qualcuno nel mondo musicale, nel mondo dello spettacolo. Quindi. We must make.
sono Francesca Sardenna, ho 30 anni e vengo da Milano. E da questo festival mi aspetto innanzitutto di divertirmi un sacco e di godere dell'opportunità che mi è stata data di cantare in questo posto meraviglioso, cosa che non succede tutti i giorni, quindi vorrei proprio godermi appieno l'esperienza e poi come vada vada. E dal mio futuro come cantante mi aspetto di crescere ancora molto e lavorare sui miei punti deboli, e siccome sono cantautrice da pochissimo, nel senso che è appena uscito il mio primo album, vorrei continuare a scrivere e migliorare la mia capacità di scrittura e di interpretazione. Sono Giulia Righi, ho 18 anni, vengo dal Valdarno e sono qui grazie al mio insegnante di canto. E mi aspetto di passare una bella serata, di conoscere tante persone che condividono la mia stessa passione e spero ovviamente di lavorare in futuro con la musica. E tu chissà dove sei? Grazie. Ciao a tutti, sono Elia Scheringi, ho 25 anni e vengo da Catania. Mi aspetto da questo festival tanto divertimento e di emozionarmi tanto e spero da grande di diventare una performer del musical. Ciao. Senza di te il sole splende, mi guarda e ride, ride di me. Che voglio, no, non lo so neanch'io, poi che cos'è? Difatti sono sola qui, sono qui senza di te. Alla felicità, alla felicità, alla felicità. Non ricordo più che sapore ha la felicità. Ooh, too young, too dumb to realize. Ciao, mi chiamo Irene Bonuccelli, ho 16 anni e da questo concorso, non so, mi aspetto, spero di vincere, e però mi piace, sono contenta di partecipare. My pride, my ego, my need, my selfish ways. Cause a good strong woman like you to work out my life. Now I never, never get you clean. Sono Lorenzo Della Vedova, ho 17 anni e vengo da Montevarchi in provincia di Arezzo. E, frequento il liceo artistico sempre a Montevarchi e mi aspetto di questo concorso, mi aspetto di conoscere, vabbè, persone nuove, di fare esperienze nuove e boh, buona fortuna. Sparano addosso, bersaglio mancato. Provaci ancora, un campo minato. Quello che resta del nostro passato, non rinegarlo, è tempo sprecato. Macchie indelebili, coprirle è un reato. Scagli
scagli la pietra che è senza peccato, scagli la pietra che è senza peccato, scagliala tu perché è tutto sbagliato, usami, straziami, strappami l'anima, fai di me quel che vuoi, tanto non cambia l'idea che ormai ho di te. Che ti ha spinto a dare fiducia a questo festival? Ma vado molto a sensazione, quindi ho letto già il titolo Voci d'Oro, ho visto il paese comunque toscano così e ho avuto una buona sensazione, quindi ho deciso di iscrivermi. Diciamo che ho voluto partecipare a questo concorso per mettermi in gioco e cercare di arrivare oltre, perché mi è sembrato uno dei più seri. Amo cantare, quindi ogni occasione è buona per cantare, quindi anche questo concorso è un'occasione, una bella occasione, una location bellissima e si canta. Beh, fare bene, essere soddisfatta della mia esibizione, poi speriamo bene, insomma. Ma mi ha colpito innanzitutto il contesto, perché ho letto, ho saputo, ma mi è stato raccontato anche che è un contesto molto particolare, anche insomma di una certa classe, diciamo, quindi è una cosa che mi ha attirato molto e quindi soprattutto anche per il posto, però cioè, uno alla fine prova. È uno di quei concorsi che ancora non avevo provato a livello nazionale, quindi innamorata anche della location ho scelto di partecipare. No, certo, inizialmente sono andata lì curiosando, poi comunque Montecatini, il concorso di Montecatini è famoso, quindi già conoscevo qualcosa a livello così di nome e poi dopo mi sono documentata e ho visto, mi è sembrato un concorso serio. No regret as in the love, it's the song for my sin and love, it's gone and you've broken, hallelujah, 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 hallelujah. Ciao a tutti, sono Luciana Fionda, ho 24 anni e vengo da Sant'Elia Fiume Rapido. Il mio sogno è cantare, proprio tutta la mia vita è stata dedicata a questo e da questo concorso voglio non solo prendere il meglio da me stessa, ma il meglio nella vita. Savastra, 25 anni, vengo da Siracusa, dalla Sicilia. E cosa mi aspetto da questo concorso? Soprattutto di divertire le persone e chi mi guarda e di avere un po' di visibilità. Io ho sempre vissuto di questo, ho fatto l'animatore, tuttora faccio l'animatore e vorrei tanto vivere di arte, che sia ballo, che sia canto, basta che mi fa stare bene. Mattolini, ho 18 anni e vengo da un paesino vicino a Firenze. Da questo festival mi aspetto solo tanta musica e tanto divertimento e poi in qualsiasi modo andrà bene. Thank you.
the fading light of fly rise like a phoenix out of the ashes, taking rather than a vengeance. Retribution, you will won. Once I transform, once I reborn, you know that will rise like a phoenix. Ciao a tutti, io sono Miriana Santurli, ho 22 anni, vengo da Figline Valdarno e da questo festival mi aspetto solo tantissimo divertimento e che vinca il migliore. Ho 17 anni e vengo da Venafro. Da questo festival mi aspetto di fare una bella esperienza e tanto divertimento. La passione per la musica e per il canto spero che faccia sempre parte della mia vita. Quello che è stato è già stato, lo metteremo nel nostro passato. Vieni con me, ti porterò sopra i deserti che ho scoperto con te. Ciao a tutti, sono Nil Julien, vengo da Prosa, sono insegnante di pianoforte in un'accademia, lavoro già nell'ambito della musica, sono finalista di Sanremo Giovani e da questo festival mi aspetto intanto di cantare e magari forse di vincere. Buonasera a tutti, sono Nicolò Polizzi, 31 anni, da questo festival mi aspetto di trascorrere una splendida esperienza e che si aprano tante porte. E penso a te, e penso a te. Tu sei il senso che ho di me. Quello che fu insieme a te.
Ciao, sono Paolo, 31 anni, sono un medico, forse sono l'unico medico di qua. E mi aspetto stasera di divertirmi tanto e di arrivare alla gente, che è il motivo per cui canto del resto, quindi arrivare alle persone. Peccato originale, in questa corsa per la vita, tu sei il mio lavoro nero, ed io non posso farne a meno, farmi di te e farmi male, fa tardi a leggere la notte, i tuoi pensieri col pensiero, tu sei quel cagnolino ignaro che ho lasciato per la strada, e da quel giorno pago caro e che mi segue ovunque. Potessi trattenere il fiato prima di parlare, avessi le parole quelle giuste per poterti raccontare qualcosa che di me poi non somiglia a te. Sono Rosita, ho 20 anni e da questo festival mi aspetto una crescita e di poter mettermi a confronto con gli altri partecipanti. E l'obiettivo che voglio raggiungere con la mia passione è semplicemente emozionare, trasmettere e comunicare un qualcosa. Quello che di me bellezza in fondo un po' non ha. Bocca dentro bocca e non chiederti perché, tutto poi ritorna in quel posto che non c'è, dove per magia tu respiri dalla stessa pancia mia. Ansiosa del prezzo di amare senza pretesa, e l'amore che conta non sono dei numeri e neanche i limiti, è una strada contata e non è logica e non è comoda, nell'attesa mia, nell'istante in cui sai. Ciao, io sono Selena, ho 16 anni, vengo da Firenze e mi aspetto molto da questo concorso di divertirmi e di poter trasmettere alle persone quello che sento nel cantare. No, no, questo tempo di dicemento, no, no, no. È l'amore. Serena Dauria, vengo da Palagiano, provincia di Taranto, ho 16 anni. Da questo festival mi aspetto grande divertimento e spero anche di farmi conoscere da più gente. E il mio obiettivo del canto è quello di emozionare più persone possibile. Ciao a tutti, sono Shamila Romano e vengo da Montecatini Terme. Il mio obiettivo di questo concorso è sicuramente una crescita musicale, ma anche umana. Valeria canta adesso, non sa cosa fare. Se quella storia poi le ha calpestato il cuore. In
accetta il mobile, non cerca una ragione, dolce amica sempre inseparabile. Con my heart open, all on my own. I get on my knees and I start to pray till the tears run down from my eyes. Love somebody, somebody. Io sono Silvia, ho 23 anni e da questo festival mi aspetto tanto divertimento, tanta musica e che tutti si riesca ad arrivare al cuore della giuria e delle persone che ci ascoltano. Grazie. Simona, ho 17 anni, fra un po' 18 anni, e vengo dalla Sardegna ma abito qua da 4 anni a Larciano. Quello che mi aspetto da questo concorso è di riuscire a crescere musicalmente, a sconfiggere questa mia timidezza. Il mio obiettivo con la mia passione per la musica è quello di riuscire a far conoscere il mio mondo alle persone che mi ascoltano. La terza, ho 16 anni, vengo da Faenza in provincia di Ravenna e quello che mi aspetto da questo concorso è di divertirmi, trasmettere emozioni, emozionarmi ed emozionare e magari imparare anche cose nuove. E invece il mio obiettivo è quello di crescere, continuare a studiare, a maturare sempre di più per inseguire il sogno di diventare una cantante. Wouldn't be, yeah.
sono Valentina Lanotte, ho 29 anni e vengo da Milano. E quello che mi aspetto da questo festival è sicuramente la possibilità di poter dimostrare il mio valore artistico che ho consolidato in tutti questi anni di studio. E ho visto questo festival come una grande opportunità, proprio anche per la presenza di una giuria molto, molto qualificata. E il mio obiettivo è sicuramente quello di intraprendere una carriera artistica. Perché c'è lui, perché c'è lui, perché c'è lui, perché c'è lui nelle tue ossa, perché c'è lui nella tua mente, perché c'è lui nella tua vita e non potresti più mandarlo via, nemmeno se cambiassi faccia, nemmeno se cambiassi nome, nemmeno se cambiassi aria, nemmeno se cambiassi vita. Ciao a tutti, sono Valentina Nassano, 22 anni e vengo da Chiavari in provincia di Genova. Da questo festival mi aspetto di arrivare ai cuori della gente e appunto di catturarli con la mia musica e in un futuro vorrei che la musica facesse sempre parte della mia vita e mi accompagnasse in tutta la mia vita, insomma. Sopra, ma non posso. Perché? Un amore così com'è finito il mio, senza una ragione né un motivo, senza niente. Guardami negli occhi, caro amore mio, dimmi se qualcuno a dividerci, tu non sai di cosa. Mi chiamo Valeria Scillo e ho 35 anni, vengo da Napoli ma vivo da 5 anni a Firenze e i miei obiettivi sono tanti nella mia vita musicale, nella mia carriera e sicuramente questa sera l'obiettivo principale è quello di divertirmi, di arrivare al pubblico e riuscire ad emozionare le persone che mi ascolteranno. Allora, noi ovviamente come sempre, ma in maniera proprio succintissima, come si può dire, un intramuscolo della nostra giuria per quanto riguarda questa serata, è stata incredibile, 41 cantanti straordinari nelle due sezioni, sì. Ecco, quindi proprio così una battuta al volo la vogliamo, vero? Intanto al nostro presidente, evidentemente, dai giurati, dagli fiorinisti, eccetera. Ecco, proprio, hai una voce stupenda alla Riccardo Cocciante. E vogliamo fare un applauso a quest'uomo, sì. Che da oggi e da ieri è venuto a aprire le terme stamattina quest'uomo. Sì, io sono venuto stamattina Alessandro Masti, grande. Per le acque, per la colite. Va bene. Ma insomma, il livello è come tutti gli anni un livello ottimo, un livello che denota anche in alcune situazioni ragazzi che si impegnano, hanno studiato e si vede. La musica, la canzone in particolare, si canta prima col cuore e poi con la voce. Questo è il concetto.
E devo dire, ieri sera c'erano dei ragazzi straordinari, ho avuto il piacere e l'onore di presenziare la giuria, è stato difficilissimo scegliere il vincitore e la vincitrice ieri sera, io credo che stasera sarà ancora più difficile. Ecco. E quindi i complimenti, perché il livello era altissimo, tante ragazze e tanti ragazzi che hanno cantato veramente alla grande, con interpretazioni varie. È molto bello vedere anche vedere gli autori, sentire canzoni nuove, che sicuramente Vero. È ancora più difficile da salire sul palco e proporsi nella doppia veste di autore e di interprete. Quindi è molto bello vedere che in questa manifestazione c'è spazio per gli inediti, per gli autori, e io credo che al di là del risultato, io chiedo sempre un applauso per gli autori, perché secondo me questa sera, insomma, è importante che ci sia, come dicevamo, anche che ci siano anche le canzoni. Il livello è veramente aumentato rispetto agli altri anni, però come dico sempre, questa sera ci sarà un vincitore per la categoria, poi ci sono altri premi, però l'importante è, come dico sempre, che vinca la musica. Un applauso per la musica, un applauso per il pubblico, sempre meraviglioso qui alle Terme del Tettuccio. È vero. Un applauso all'organizzazione Maristar, e insomma ci ritroveremo sempre qui in questa famiglia musicale. Buon divertimento a tutti e vinca sempre la musica. Davanti allo specchio sogni di fare la ballerina,
sul generale dei festival, cosa pensi soprattutto di questo festival, quale insomma ormai sei diventato un ospite fisso, quasi del cast? Ma devo dire che gli altri anni ci sono state dei cantanti, dei personaggi che sono usciti bene da questo festival. È un festival che dà la possibilità, attraverso anche la Mary Star, di poter proseguire il discorso canoro. Mi sembra che sia intavolato bene. Ma sai, io non lo chiamerei un talent questo, perché qui c'è la gente che ti applaude, c'è la gente che ti ascolta veramente, non c'è nessuno che dirige, che indirizza se applaudire o no un artista. Qui se piaci vai avanti, se non piaci riprovi un altro anno, ma la cosa importante è che c'è una giuria che non scanna, tra virgolette, i cantanti che vanno su quel palco, perché i talent che ci sono adesso in giro vedo che purtroppo le persone più importanti diventano quelli che si divertono a ridicolizzare gli artisti che sono sul palco, non gli insegnano a proseguire la strada su un percorso canoro, li ridicolizzano, e questo mi dispiace moltissimo. Avete visto perché l'agenzia di questo festival ha scelto Paolo Mengoli come presidente? Grazie di essere stato qui con noi. Grazie a voi e in bocca al lupo a tutti i ragazzi che partecipano anche quest'anno a Voci d'Oro 50 anni e dintorni. Perché l'hai fatto? Ci da morire, resta sempre come sei, per tutto l'oro al mondo sai che non ti cambierei, ma mi piaci da morire e per il bene che mi vuoi, ma questo te lo giuro tu non lo rimpiangerai. Did no crime and bad mistakes. I've made a few. Nadia da quando?